E buonasera, ben trovati amici di Onnigrafo. Questa sera siamo insieme a un ospite molto particolare, ovviamente con noi c'è sempre Natasha. E, buonasera a tutti. Buonasera a tutti di nuovo. E questo ospite molto particolare chi è? È il... Natasha è sparita. E è un professor esatto, Marrelli, Gianmario Marrelli, che è... la testa, le mani, le braccia che stanno dietro a EduPlay. Che cos'è EduPlay? Innanzitutto ben trovato. Grazie. Gianmario, benvenuto. Benvenuto tra di noi. Vedo già che siamo un bel po' di persone. Bene, bene, affluite. E buonasera a tutti quanti. Quindi Gianmario, ciao a tutti, soprattutto a quelli a casa, che per me che siamo tutti il pubblico, anche tutti praticamente siamo tutti quanti. Allora, che ci racconti, che cos'è EduPlay? Allora, EduPlay è un progetto, un mio progetto, il mio blog sostanzialmente, in cui parlo di giochi da un punto di vista un po' più alto. Cerco di parlare di giochi dal punto di vista culturale, possibilmente scientifico, nel senso che essendo un fisico posso avere un punto di vista, diciamo, meno frequente su quello che viene fuori sui giochi. E poi avremo modo di vedere come questo blog, in cui io parlo di giochi di altri, alla fine mi ha portato a scrivere dei giochi anche a me, ecco, insomma. Quindi finita la live, hai riassunto tutto, ora arrivederci, è stato bello, hai detto tutto quanto in pochissimo tempo. Io speravo tu fossi un chiacchierone, invece ti sei... No, poi inizio, tranquillo. Ah, poi cominci, ti devi riscaldare, va bene. Esatto, tranquillo. E vabbè, noi ci siamo, diciamo, conosciuti grazie al, lo dicevamo prima, grazie al gruppo di Air Italia, su Facebook, che è gestito dal sommo admin Marco Cucco, capita, salutiamo, perché comunque ciao, è una persona che ci ha aiutato a conoscerci, a farci incontrare. L'uomo che è stato molte bianco persone... due settimane. Come? L'uomo che è stato bianco due settimane perché è sardo. È vero, sì, è vero. E quindi, infatti, in queste due settimane non si è sentito. Sparito completamente. Che spesso lo abbiamo avuto anche in live qui con noi durante alcuni eventi particolari, insieme agli altri ragazzi di Turno Zero, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, pian piano vi presentiamo tutte le persone che sono in questa strana cerchia e che hanno a che fare con la letteratura, ma anche con il gioco. A noi ci piace unire questi due mondi, perché sappiamo che sono molto legati tra di loro. Gianmario, con EduPlay, ha fatto, come dicevo, anche di più, no? Quindi hai preso la scienza e l'hai portata nelle... abbiamo scritto nelle plance da gioco, non solo... Sì. Non solo, è stato, diciamo, un modo carino di dirlo, però anche soprattutto giochi di ruolo e giochi di tavolo. Ma quindi, ecco, ora raccontaci effettivamente come è andata questa cosa. Allora, in realtà la cosa è andata in maniera abbastanza diversa da quello che è diventata ora, perché io inizio a scrivere articoli nel 2016 per Tom's Hardware. Dopo che sostanzialmente è andata così, sono ancora iscritto in un gruppo di fisica quantistica, in cui chiacchiera gente anche molto più preparata di me su argomenti estremamente complicati,
A un certo punto una persona, che è Francesco Della Giacoma, con cui ho scritto diversi articoli a quattro mani, ingegnere, entra e dice: ma io sto cercando persone per scrivere articoli di scienza dei videogiochi. E io rispondo: eccomi. E per cui nasce così questa collaborazione. Abbiamo scritto diversi articoli che sono ancora disponibili su Tom's Hardware. Abbiamo scritto una trilogia di articoli sulla scienza di Mass Effect, che è un videogioco fantascientifico che all'epoca è stato abbastanza famoso e importante, soprattutto non solo per la fantascienza, mi verrebbe da dire di più per la narrazione estremamente ben curata. Diciamo, all'epoca era un gioco della BioWare, diciamo, che sono stati considerati il top sull'ambito della narrazione fino a The Witcher, secondo me. Poi abbiamo continuato per qualche anno a scrivere in maniera abbastanza priva di continuità, di fatto, articoli un pochino, diciamo, quando veniva l'occasione. Abbiamo scritto di Injustice, il gioco in cui gli eroi di DC si picchiano. Poi abbiamo scritto di Iron Man, perché usciva Anthem, perché abbiamo parlato un po' di armature, abbiamo parlato di realtà virtuale. Io poi di recente ho anche rimesso un paio di articoli sempre su Tom's Hardware, nello specifico su Cyberpunk, però questa è una roba recentissima. Quello che è venuto fuori, poi a un certo punto abbiamo deciso di fare un progetto un pochino più impegnativo, volevamo fare un libro. Poi di fatto questa bolla del progetto si era un po' gonfiata e poi si è sgonfiata, ha perso un po' di quello che in inglese chiamano momentum, perso un po' di slancio. E poi vuoi che la persona che doveva starci dietro alla parte, diciamo, di gestione aveva molti altri impegni, Giacomo anche lui ha avuto un sacco di cose da fare al lavoro, e mi sono trovato da solo ormai quasi 2 anni fa, perché stiamo parlando di maggio-giugno del 2019, e dico: ma io resto da solo, io quasi quasi voglio provare e faccio un sito mio in cui scrivo questi articoli, magari più piccoli, cerco di farlo con una cadenza un pochino più costante. Ho scritto un paio di articoli e poi quello che è stato il secondo e il terzo articolo che ho scritto è stato estremamente fortunato, completamente, in maniera completamente inaspettata. Ho scritto un articolo sulle caratteristiche delle spade, nello specifico su quanto la concezione che c'è data dai film e dai videogiochi dell'arma, della spada, si porti dietro un sacco di falsi miti, e questo articolo ha fatto il botto. Ma ha fatto abbiamo visto anche delle grafiche, vediamo un po', eccole, fatto, sì, esatto, questo è l'articolo incriminato. Lui ha fatto il botto, guarda, non c'è la data, il 14 luglio 2019, per cui poco meno di 2 anni fa, ha fatto il botto in maniera completamente inaspettata nella community dei giocatori di ruolo. E da lì è stato fuori a prima vista, perché io... gioco di ruolo più o meno da quando avevo 13 anni, per cui si parla ormai di 18 anni fa, e ho avuto una grossa parentesi di fermo durante più o meno gli anni dell'università. Ho giocato pochissimo, tendenzialmente il mio gruppo storico con cui ancora giochiamo, anzi abbiamo ricominciato per colpa del lockdown a giocare. Ci si incontrava quelle 2-3 volte l'anno, perché poi ognuno ci siamo dispersi in giro per l'Italia per lavoro, per studio, eccetera. E questo è stato uno dei primi grossi giri di boa, per cui aver continuato, anche se in maniera inferiore, a parlare di videogiochi, anche perché le community di videogiocatori su Facebook sono relativamente poco responsive. Ci sono, ma non sono molto vissute. Invece le community di giocatori di ruolo sono estremamente vissute. E anche ho cominciato a parlare di scienze e giochi di ruolo, storie e giochi di ruolo, e per cui via via il target di EduPlay si è andato trasformando. E questo mi ha prodotto delle nuove opportunità.
Per esempio, un'opportunità interessante che mi ha prodotto, ne stavamo parlando prima con Natasha, è stata la collaborazione con Giocarulando, che è una gran bella realtà. È un progetto che poi si è interrotto a causa del Covid, ma ora sta ripartendo. Un progetto in cui vengono portati come esperienza educativa e didattica i giochi di ruolo all'interno delle scuole. Facendo io il professore, ero la persona giusta, e per cui, e soprattutto sono stato scelto perché scrivevo in maniera non proprio tragica. Ok. Esatto, diciamo principalmente per quello. E io vado avanti, se non mi No, non so chiedi. se Natascia ha qualcosa da chiedere, arrivo No, sei particolarmente molto silenzioso. interessante. Poi la cosa che mi piace, come dicevamo prima, nel nostro fuori onda, molte volte chi magari ha la mia età, la nostra età, quando si dice che giochi, che può essere il gioco di ruolo, ma in questo caso sottolineiamo anche il videogioco, ti guardano un po' come per dire sì, vabbè, dai, cresci. E invece no, perché magari io personalmente magari passo le giornate a fare tutto quello che devo fare, il lavoro, la casa, la famiglia, l'onnigrafo, e poi ti fai fino alle 4 del mattino davanti alla TV a giocare col videogioco che ti sei comprato il giorno prima, perché è così che alla fine. E poi sono giochi Capita. belli. Sì, Capita molto spesso, alcuni molto, ahimè, cioè sono veramente. diciamo che Ascolta, io ho accanto a atteso insieme ai miei alunni l'uscita di Cyberpunk e insieme a loro andavo facendo le foto a tutti i bug e li mandavo sul gruppo della classe perché abbiamo un gruppo solo nostro e poi alla fine ci siamo arrabbiati. Vabbè, tanto sappiamo tutti com'è finita la storia di Cyberpunk. ecco. È andata così. E è bella questa cosa perché comunque ti senti in un certo qual modo autorizzata a continuare a giocare perché c'è Sì, qualcuno che vede giusto. l'aspetto scientifico, l'aspetto ludico. Poi comunque sia ci sono dei giochi che sono anche culturalmente stimolanti. Pensiamo, non lo so, io penso ai videogiochi di Assassin's Creed. Magari non ti spiegano la storia nella Pensavo anch'io maniera quando ho detto precisa. culturalmente stimolanti. Cioè, Molto, l'Assassin's Creed è molto. bellissimo. Ho avuto modo di farci anche qualche articolo. Sì, sono molto interessanti. Gli ultimi Ma sono poi, belli anche secondo visivamente. me, sono belli anche narrativamente. Cioè, questa è una Sì, cosa. Cioè, molto. sono tanti rispetto a. Io, diciamo, percepisco che vuoi anche un determinato tipo di modo di fruizione del tempo libero. C'è una grossa fetta di persone che sono interessati a giochi multigiocatore con partite molto brevi, o comunque relativamente brevi. E allora, io li capisco perché io faccio la stessa cosa con i giochi da tavolo. Cioè, i giochi da tavolo a me spesso gioco anche con persone che non sono giocatori di, diciamo, di passatempo, diciamo di natura, mi viene da dire, però non sono giocatori. Diciamo che lo fanno molto spesso, però giochi molto piccoli spesso si intavolano bene con chiunque, si infilano bene in vari momenti della giornata, eccetera. E io percepisco la stessa cosa da chi gioca a giochi multiplayer di questo tipo. Però sinceramente non mi appassionano molto perché nel videogioco io cerco o una sfida intellettiva, per cui per esempio mi piacciono molto alcuni puzzle game fisici. Un vecchio Portal, eccetera, oppure una buona narrativa, e ce ne sono tanti che hanno delle narrazioni fatte molto bene, effettivamente. Ho ritrovato l'articolo che mi avevi fatto vedere, che hai passato su Tom's Hardware, che lo metto un attimo a video. Qui parlavi nello specifico Nel proprio viaggio interstellare di Mass Effect, di sì, Mass esattamente. Effect. Sì. E Esattamente. questo è stato, mi dicevi, uno dei primi che hai scritto Questo è per stato Tom's uno dei Hardware. primi, esatto, e qui c'è stata una bella occasione, ci sono state belle occasioni perché è una maniera per partire da un gioco che può appartenere anche alla sfera di conoscenza delle persone che leggono l'articolo e andare a sviscerare invece dei concetti scientifici veri, di fatto per fare divulgazione attraverso il gioco. Ecco, perché poi alla fine effettivamente te stai facendo divulgazione, Esattamente. divulgazione scientifica, divulgazione culturale.
È una cosa molto interessante, questa è molto particolare, quindi insomma, quando potete poi andate anche a spicciare i suoi articoli, il suo blog. Tra le altre cose, salutiamo innanzitutto in chat c'è Matteo Diani che ha anche una domanda per te, adesso te la giro Vai. subito, si parte subito le domande, che è questa, la metto a video, dice domanda per il prof, hai un articolo preferito? Ho un articolo preferito, molto Il difficile. niente, basta, questa era una Molto battutaccia. difficile. Vado via, vado via. Terribile, terribile, Fermatemi, vi prego. terribile. Allora, di quelli recenti che ho fatto. Sto pensando un attimo, ne ho fatti diversi, quindi allora vado a cercarla. Intanto fatemi la domanda dopo. Ora... Non c'è la domanda dopo, però No! diciamo, andiamo, però diciamo che andiamo avanti. La Se vuoi, riproponiamo puoi fare. a fine serata. Se vuoi, puoi Allora, fare la ho un telefonata a articolo. casa. No, ce l'ho la risposta. Bravo. È una cosa Vedi. perché è una cosa che mi sono divertito a fare. Ho fatto di recente uno degli ultimi articoli che è di febbraio. È uno studio di dinamica di popolazione sugli elfi umani, eccetera, che si chiede come mai nelle ambientazioni fantasy classiche gli umani sono una razza che è molto presente, mentre invece no, elfi, nani, mezzuomini, eccetera. Si dice sempre che in proporzione sono molto meno. Allora ho provato a fare semplicemente ho fatto un articolo in cui lo studio dietro era sostanzialmente uno studio di dinamica di popolazione, sostanzialmente equazioni differenziali accoppiate, per chi fosse del Sì, gergo. Per vabbè, cui, senso. mi dispiace per Natascia, scusami. Però era una scusa che si... Fermi, 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 no? Cioè, ci sono dei retroscena, poi magari glielo Esatto. spieghiamo. Però era una scusa per spiegare come funziona anche in parte la matematica dietro queste cose. Che se volete somiglia anche un po' alla matematica dei contagi, perché in realtà ci sono delle similitudini nel tipo di studio che viene fatto. Per cui ci sono sempre dei valori che dipendono dai valori precedenti e da dei parametri che ci dicono come evolvono. Queste sostanzialmente sono delle dinamiche di Quindi il tuo popolazione. articolo preferito per adesso, fino ad oggi, è questo, della Esattamente. dinamica delle razze, popoli, comunque sia, chiamale come ti pare, Esatto, all'interno delle matematica, esatto. Allora, il Matematica. professore poi mi girerà il link dell'articolo, prometto di leggerlo. Va Lo leggerò bene? stando in piedi, In così piedi. eviterò di avere problemi di sonno, perché io purtroppo ho problemi con tutto ciò che riguarda l'ambito matematico, fisico e informatico, però io avrei anche un'altra teoria. Benissimo, vai. E secondo me i nani ce n'erano pochi perché, insomma, le nane con la barba, con i baffi, insomma, capitemi. Gli elfi hanno sempre fatto estremamente preziosi, quindi credo che te c'ha le tue motivazioni matematiche, io ho le Sì, mie lo logico-fisiche, è così. so. Però Culturali. sappiamo, donna barbuta sempre piaciuta, anche Sì, però questo c'ha un limite, c'è un sì. limite. Cioè, le nane sono famose, le nane Nana dei famosi barbuta, nana libri, barbuta. parliamo Non ho capito di perché siamo nane con arrivati a parlare di le nani, mi sono perso, però va bene. Perché le Tu avete prima hai visti citato sulle rive del l'articolo Il, fiume? prima hai citato l'articolo Il, per articolo Il a volte si intende una coppia formata da una persona molto bassa e Almeno. una persona molto alta, quindi abbiamo una nana che va a braccetto con un Non elfo. fare quella faccia, io l'ho scoperto 10 giorni fa. Per cui. Qui qualcuno, questo lo metto a video perché vale la pena, eh? Ecco cosa dicono. Sasha Volpi dice, beh, il Anche tu prof è sei un una gran grande bella nerd. nana, Sasha, dico io. Va bene, l'abbiamo Va presa bene. così. Sì, ci E piace, quindi, insomma, stavi dicendo il tuo percorso, no, che ci piace. Sì, per hai cui fatto sono per. virato verso la parte dei giochi di ruolo, che tra l'altro ad oggi costituiscono un buon 70-80% degli argomenti che tratto, per cui Abbiamo anche diciamo
La grafica per i giochi di ruolo, lo vedete qui. Oh, questa è una foto a cui tengo moltissimo, perché di questi cinque ragazzi che voi vedete, i tre sulla destra della foto sono stati i miei studenti. E questo sono io che gioco Alex Arcana con loro durante il progetto Rolando. E è Di stata cui veramente abbiamo già parlato. esatto, è stata un'esperienza veramente, veramente notevole. Una delle cose che ricordo di più e che mi è rimasta nel cuore è che uno di questi ragazzi a lezione era sempre stato un po' timido, un po' in difficoltà, molto insicuro, e invece poi al tavolo di gioco, dopo diciamo la prima scena un pochino in cui ancora era poi su distanze, poi a un certo punto dal nulla ha preso il controllo della situazione. Io lì, va, veramente mi è esploso il cuore, sono stato proprio benissimo, è stato proprio bello. Bello vedere quando un ragazzo che ha poca autostima, non è convinto di sapere fare cose, riuscire a fare delle cose, tantissima roba. Veramente tanta roba. Torniamo, non ti distraggo più, torniamo, Grazie, mi garbava a mettere, stai guardando, giochi di ruolo e quello era un bel esempio di situazionale. allora, no, dicevo che adesso giochi di ruolo rispetto a 5 anni fa, in cui scrivevo solo di videogiochi, adesso scrivo quasi, diciamo, una buona maggioranza, più del 50% degli articoli più o meno vertono sui giochi di ruolo. Per cui è cambiato completamente il focus. Poi che è successo? L'altra grande variazione nella mia vita, oltre a questo, è stato che a un certo punto con la mia ragazza, che tra l'altro tra meno di un mese diventa mia moglie, mi dispiace per lei. Dichiarazioni incredibili. Tra meno di un mese abbiamo cominciato a fare giochi assieme, a crearli un po' per gioco, giusto appunto. Il nostro primo gioco, come ti dicevo, Mirko, abbiamo cercato un po' di piazzarlo al giro e no, gli editori sono stati un po' refrattari, per cui diciamo è ancora lì. Poi sono venute fuori delle belle soddisfazioni, a partire dal 2019, in cui abbiamo vinto un piccolo concorso, che è il concorso Foglio Gioco. È un concorso che abbiamo fatto un anno solo, Libro Games Land, per chi non lo conoscesse, Qui ce l'ho è presente. sostanzialmente il portale italiano dei libri game di riferimento. Visto che sono tornati di moda negli ultimi 4-5 anni, più o meno, diciamo, per 20 anni sono stati parecchio sotto i radar e questa community. No, dicevo, per chi magari potrebbe non capire cosa sono libri game, sono di fatto romanzi a bivi, dove, detta in maniera molto molto semplice, sono romanzi Ma a io non bivi dove a un credo che certo chi ci punto. ascolta non lo sappia, questa Vabbè, cosa. ci sta di sì, però. Sono dei Romanzi a bivi racconti dove a in un certo cui. punto ti viene chiesto di fare una scelta proprio all'interno del libro e di andare a una certa pagina per continuare il romanzo che stai leggendo, avendo fatto quella scelta lì. Poi, questo è un genere, ce ne sono anche altri più strutturati, più complessi, però fondamentalmente il senso è questo. Non lo dico più che altro, almeno così, se ci fosse No, qualcuno che non certo. sa che cos'è e si interessa, magari anche riguardando questo video, c'è una piccolissima spiegazione di questa cosa qua. Io, tra l'altro, qualche anno fa ho scoperto dei libri game molto molto belli per bambini, ma proprio per Ok, bambini piccoli, ma quelli erano di veramente che anni? simpaticissimi. Com'è? Recenti o degli anni 80? No, 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 recenti, sono libri del Un saranno non paio, più un anno o di due fa. 7-8 anni fa, non di più. Allora no, non li conosco. Era di quando era un po' più piccola mia figlia che ci siamo ritrovati con questo libro in libreria. Erano diverse tematiche, c'era il libro dei pirati, il libro delle fate, il libro delle principesse, però alla fine era un libro game. Certo. Lei, partita da quella, poi è arrivata a quelli vecchi E quindi della nostra dicevi, epoca. hai partecipato a
a questo concorso Questo con un racconto che si chiama Apollo 19, che ha vinto perché aveva delle particolarità, tra cui la particolarità più peculiare era che se questo è un foglio che ha due facce, questo è un racconto da due giocatori, cioè si gioca, si tiene nel Ah, mezzo, uno di qua, uno di ok. là, e bisogna dirsi delle cose seguendo dei paragrafi che sono uno di qua, uno di là. Quindi c'era proprio un coinvolgimento Esatto, era fisico. esatto, un foglio gioca da due giocatori che ha vinto questo premio. Okay. Tra l'altro, poco prima che partissi con il progetto Duplay. Da lì ci è venuto in mente che forse potevamo essere in grado di fare un po' di giochi sostanzialmente nella vita, no? E per cui, dopo un po' di prove, aver seguito diversi seminari di Lucca, eccetera, eccetera, un annetto fa, più o meno, mi iscrivo al corso di giochi da tavolo di Tambù, che per chi non lo sapesse, in questo caso è una realtà che ora si è fatta molto sentire nell'ambito Nell'intro. dei giochi da tavolo, di ruolo, libri game, eccetera, perché organizza dei corsi prendendo dei professionisti del settore e facendo le lezioni online. E per cui organizza dei corsi. Facendo Formazione. formazione su game Su. design e su tutto Esattamente. quello che poi insomma gira intorno a E queste ci sta cose. attorno, esatto, esattamente. Soprattutto mi viene a dire, anche con un'attenzione che altrove forse non c'è, ci sono dei posti che hanno delle punte di game design molto alte. Tambù punta anche molto sul concetto di strutturare un prodotto, che è, cioè, dunque, da un punto di vista più editoriale, da un certo punto. Editoriale, certo. Interessantissimi, c'è stato un concorso anche dentro a questo corso di Tambù sulla Real Tavola, e l'ho vinto assieme al mio amico Tien, che non so se è online, ma se no recupererà. E per cui abbiamo fatto un gioco di calcio che è uscito. Lo metto, Esatto, un lo metto. E ce l'ho gioco. qua. La storia più divertente è che né io né Questo. lui ci intendiamo di calcio, e né io né lui tifiamo Parma, o meglio, cioè, poi da allora indirettamente tifiamo anche Parma, però ecco, sostanzialmente il gioco ufficiale di Parma Calcio, gioco da tavolo che ha avuto soprattutto a Parma un buon successo, per cui siamo anche contenti, e poi da lì ci si è cominciato a credere di più, per cui Ok, cominciamo così. io so che in qualche modo con questo gioco ti sei uscito un po' dalla tua zona di comfort, o mi sbaglio? Sul calcio dici? Eh Sì. sì, perché io di Sì. calcio non me ne intendo, e per cui diciamo, le mie consapevolezze di calcio prima erano la partitella con gli amici e i mondiali, fine. Cioè, anzi, nemmeno i mondiali, le finali dei mondiali con l'Italia. Questo Ok, solo quelle, è più quelle corretto. importanti, i capisaldi, cioè basta, Esatto, solo quelli. esatto, i capistanti non, de no, non della. Non del carro, della nazione, ok? Della nazionale. Esatto. E quindi diciamo che ti sei, anche questa è un'esperienza che immagino per chi fa un lavoro creativo. Immagino, no, lo so, mettiamolo così, quantomeno anche per me, di fare lavoro creativo, uscire dalla propria zona di comfort è un'esperienza molto stimolante, anche se magari all'inizio può sembrare, può portare molto disagio Non solo ti dirò, la cosa che mi ha insegnato questa esperienza è che mi ha dato una percezione molto chiara di quanto sia bello ma anche complicato lavorare all'interno di un team editoriale. Perché te, diciamo, finché tu lavori in un'ottica di autoproduzione, fai un gioco da te che distribuisci a livello amatoriale o anche addirittura gratuito, ok? Quindi finché sei te con te, anche come produttore di contenuti, come creatore di contenuti, per esempio, scrivendo articoli, tu hai dei tempi che sono i tuoi e hai sempre ragione te, perché tu sei te e te, per cui o hai ragione o hai ragione. Okay? Mentre invece lavorare con un editore, lavorare con un comparto grafico, lavorare con altri game designer, io ho avuto
la strafortuna di lavorare con Spartaco Albertarelli, che diciamo, è considerato in Italia uno dei massimi esponenti dell'ambito del game design. Però poi, nel senso, a volte tu parli con Spartaco Albertarelli e scopri che non hai ragione. E questo già. Diciamo, probabilmente spesso parli con Esatto. E gli scopri altri che non hai ragione, sviluppatori. ma va anche bene, cioè, perché io sono, allora, c'è scritto professore, però io sono consapevole di essere relativamente giovane e relativamente inesperto da tanti punti di vista, soprattutto come game designer, sono uno che ci ha avuto un sacco di culo e si sta facendo un sacco, sta ancora facendo le ossa, non è che sono, posso tenere domani un corso di game design. E questo mi è stato molto d'aiuto perché mi ha fatto rendere conto di un sacco di cose. Sulle quali mi sbagliavo, palesemente, aggiungo. Ma è così, Così, è è il così. processo creativo, il processo diciamo anche evolutivo, no? Di quello Sì. che fa uno scrittore, un game designer, o comunque sia di chi si cimenta poi effettivamente in qualcosa di questo genere, ma non solo creativo, è comunque, ora perché si parla di contenuti però di questo genere, però in generale Certo. ti ritrovi a dire ho capito tutto. E poi dopo 5 minuti, no, Eh forse certo, no, e c'ha anche un nome questa cosa, non mi ricordo però mai come si pronuncia questo bias cognitivo che c'hai, che credi di essere arrivato alla soluzione di tutto, però in realtà poi è nel momento in cui ti rendi conto che forse non è così che inizi davvero poi ad apprendere realmente quello certo. Ma io questo lo vedo anche a che scuola tutti i giorni, per cui so perfettamente. è. Sì. Mi sono ritrovato nei panni dei miei studenti, ma va anche bene questo, eh. Anzi, Esatto, ecco, anzi. Matteo Diani dice l'effetto Dunning-Kruger, sì. Dunning-Kruger, esatto, Dunning-Kruger, questo con sì, bravissimo. la Tante famosa, cose, il picco da valle e poi si risale. ci sono dei commenti e delle domande, Vai. però non le sto leggendo, le lascio a dopo così ti faccio finire il tuo, La la storia. storia, la Va tua bene. narrazione. Per cui esperienza bellissima, estremamente educativa, ho imparato un sacco di roba. Bene, proseguo. Per cui esce il corso di Libro Game, ricordo che avevo vinto il concorso di gioco, Sì. Giusto. lo seguo, partecipo al concorso, non vinco. Vabbè, Ci sta. giustamente, non è che si può vincere tutte le volte. Però doppio culo o triplo culo, perché se, mi contatta un editore che aveva letto il mio racconto e mi fa: mi è piaciuto, ti va se lo espandi e ci facciamo un libro? E quello che dovrebbe, a un certo punto in questi prossimi mesi, stiamo aspettando anche noi una data, uscirà il Corriere di Camelot con Librarsi Edizioni. Posso mandare la grafica? Puoi mandare la grafica? Eccolo qua. Ecco, è questo, la grafica è Bella bellissima, copertina, infatti non l'ho bello. fatta io. Esatto. Bello, infatti non l'ho fatto io. Benissimo. Invece io e Elisa abbiamo scritto a quattro mani questo. Abbiamo in chat anche Elisa Pasquini, che vedo che è insomma coautrice Sì, e che ti sì, saluta, insomma, dice il sì. nostro racconto. Nostro, l'ho detto io il nostro racconto, stai calma. Racconto che abbiamo scritto a quattro mani, anzi, Elisa non è il 50% del processo creativo. Cioè, allora, dovete funziona così. Io produco idee ogni 65 secondi, però sono quasi tutte sbagliate. Ecco. Elisa invece ha il magico, anzi il sacro compito di riconoscere le giuste e dargli una forma accettabile. Questo è il lavoro straordinario che fa Elisa ogni giorno, oltre a quello di sopportarmi. Bene, ok. Quindi, cioè, te sei partito proprio da, hai fatto proprio un Fatto il percorso, giro, esatto. un giro molto ampio, sei girato intorno a letteratura, gioco, letteratura, gioco, e alla fine comunque l'hai messo insieme perché, cioè, questo poi fondamentalmente hai continuato a Questo libro mettere che insieme, a esatto. unirli così. Molto, molto, molto interessante. Natascia, te cosa dici? Un po' Che ci spenta sarebbe stasera. bisogno? Sono un po' spenta perché sono delle settimane particolarmente intense. Impegnative.
Ho ricominciato ad avere ritmi di 5, 6, 7 ore al computer al giorno e no, non mi piace, decisamente no. E no, mi piace, è molto interessante il lavoro che ha fatto, mi piace soprattutto il fatto di avere, tra virgolette, un collega che comunque riesce a trasportare questo entusiasmo, questo bagaglio culturale, perché comunque è un bagaglio culturale anche all'interno di quello che è. Di quello che è il nostro lavoro. Il fatto di riuscire a creare un ambiente simile a quello che è un tavolo da gioco tra amici in ambito scolastico è sicuramente ottimo. So addirittura che in alcuni paesi c'è proprio, in alcuni paesi esteri c'è proprio questo culto di fare, di giocare di ruolo a scuola. In Leggevo Nord tempo Europa fa c'è di. una scuola che fa quasi tutto in EduArt, però è una sperimentazione. Sono tutte Beh, cose magari che tutto, tutto. sono tutte cose, come dico sempre io, qualcuno deve fare, poi devono passare 10 anni e Vabbè, vediamo. tanto noi fondamentalmente ci arriveremo forse fra 3 secoli. Sì. E lei si è piantata. Perché Benissimo. sta aspettando di arrivarci. Ah, esatto, finirà tra tre Un paio di secoli. secoli, perché noi siamo abbastanza. Da questo io non vedo più nulla. Niente. Ci siamo Tranquilla, non ti tutti? preoccupare. Sì, Ecco. ora ci siamo. Sì. Ah, La linea. ok. Dicevo che noi comunque a livello di insegnamento siamo molto più legati a quella che è la vecchia lezione frontale a scuola, o Al meglio, sono, gesto, io no, al gesto. io è una cosa che detesto, non mi piace. Infatti in questo periodo soffro molto a non poter fare scuola come andrebbe fatta. Poi io insegno delle materie dove magari non si può pensare di inserire il gioco di ruolo, invece è una cosa che semplicemente interpretando io la devo inserire per l'ambito scolastico in cui sono. Io insegno in un CFP, quindi i miei ragazzi devono inventare di situazioni in cui si fa finta di stare a lavorare e si creano delle scene anche abbastanza bizzarre. Quindi questo inserimento del progetto Gioca Rolando sicuramente sarà ampiamente valutato, soprattutto da me. Guarda, ti dirò, le tue, ma soprattutto le materie, mi sono piantato io ora, ok, mi sono ripreso, soprattutto le materie storiche, secondo me, sono quelle in cui il gioco di ruolo è anche più facile da inserire. Nel senso, io se c'ho da fare un esercizio in cui c'ho da fare un conto sul tempo che ci mette un proiettile ad atterrare, lo si può anche fare, però rende quasi le cose più difficili. Non so se mi spiego. Per cui, insomma, ecco, ma a un certo punto avrò modo di testare anche questo. Allora, No, mi piace, bella cosa. E poi il discorso dei libri game, secondo me, sono un'ottima riscoperta. Si erano un po' dimenticati negli ultimi decenni Anzi, e invece sono guarda, approfitto meravigliosi. per farmi un altro piccolo un'altra piccola marchetta sul gruppo, sul mio sito, sul blog profmarrelli.it. C'è un articolo sui libri game di interesse didattico, per cui c'è tutto un articolo sui libri game a tema storico e a tema di letteratura. Bene, bene. Bello, mi Puoi piace. tranquillamente, se vuoi, condividere il link, poi te lo passo anche in chat, eventualmente se qualcuno è Sì. interessato. E, io qui, nella foto che avevo prima dell'articolo sui falsi miti delle spade medievali, accanto, vedo negli articoli recenti, quindi questa è una foto che hai fatto di recente, parli di una cosa, c'è cioè un articolo recente interessante riguardo a Dante. Sappiamo tutti quanti, fino alla probabilmente alla nausea, che è il settecentenario della morte di Dante, e ci piace ricordarlo perché comunque sia è un evento che sta dilagando in maniera molto molto interessante in tutta Italia e anzi addirittura in tutto il mondo. Quindi te però, ovviamente, dal canto tuo, noi abbiamo fatto delle cose con un nigrafo e infatti se volete potete andarle a leggere quando volete.
Però te hai fatto una cosa giustamente legata al tuo modo, al tuo focus, no? In questo momento, che è stato intervistare Prologo. Mauro Longo, che è curatore per Echoron Books, Pedagogo, sì. in questo caso di Dante's Inferno. No, no, fermo, Sì, fermo. scusate, No, Dante's Inferno Era era il divino gioco, quello, era quello giusto? qui, esatto, in cui Dante era crociato e gli menavano, come direbbe. Sì, scusate, sul nuovo gioco di ruolo, insomma, basato sull'inferno di Dante, Inferno, che Dante's Guide to Hell. Dante's Guide. Scusate, mi sono fatto trasportare. Dalla Che Pinacci. tra le altre cose è, insomma, sta avendo un successo enorme, Oia, soprattutto dal punto di vista notevole, notevolissimo. di crowdfunding, che veramente sta. E poi si vede il lavoro, è incredibile. Parlaci di questa cosa, come l'hai presa, cioè, com'è stato l'approccio, che cosa hai fatto per questa occasione? Ma intendi dire per questa intervista? Sì, cioè, nel senso, come. Allora, io in realtà sono molto contento che questo settecentenario della morte del poeta Vate sia ben vissuto bene nell'ambito ludico. Tra l'altro, oltre che Inferno, di cui tra l'altro parlano da, secondo me, un paio d'anni, quasi, ma un e mezzo di sicuro, che era un progetto inizialmente dei Two Little Mice, che sono quelli di Broken Compass. Poi hanno unito le forze con Acheron e ora finalmente è uscito e in 3 giorni ha fatto tantissimi soldi, tanti, impressionante. È molto interessante l'idea che hanno avuto, per cui una riproposizione. Che comunque, ecco, una cosa che mi è piaciuta molto è che potevano scadere veramente nella menata, nel ridicolo, nelle botte da orbi, cioè sostanzialmente in Dante's Inferno, Sì. effettivamente. Invece, all'interno del progetto ci sono un sacco di accorgimenti interessanti, elementi di lore, per capirsi, c'è proprio un'attenzione a riprodurre un feeling più serio. E anche ad alcuni temi come la speranza, molto cari alla commedia, per cui mi è Quindi. piaciuto il lavoro che hanno fatto. Tra l'altro, non è l'unico progetto in corso da questo punto di vista, perché Watson Editore, tramite Libro Games Land, credo, forse ieri, probabilmente ieri, o comunque in questi giorni, ha annunciato che uscirà un loro libro game sull'inferno di Dante. Vabbè, l'anno è propizio, Ah no, mettiamola beh, così. certo, è chiaro, L'anno è chiaro. propizio, quindi ci sta che ci siano Ma va anche cosettine bene. che. E vabbè, va anche bene, Sì, cioè, giustamente. uno, ci sono delle opportunità e È uno lo giustamente, sa, sì. lo Si fa scopre così. e cerca di prenderle, Si giustamente. fa così. È interessante vedere come e capire, e io spero che questa cosa passi sempre anche a chi magari capita di guardarci, sia in live o comunque se si riguarda queste chiacchierate, e anche a chi magari segue e ci legge direttamente sul nostro sito, che la letteratura e il gioco di ruolo, il gioco da tavolo, eccetera, si intrecciano in maniera così armoniosa a volte, da creare veramente un'esperienza che va oltre, no? Che trascende fondamentalmente da quello che è lo scopo iniziale, magari per cui è stata pensata, perché giustamente 700 anni fa, e un po' di più, Dante Non non c'era pensava che la sua commedia sarebbe diventata qualcosa di così divino, tra l'altro, perché poi tra l'altro Beh, anche sul nome, no, della sicuramente. commedia Certo, c'è. Esatto, l'aggettivo è successivo, certo. ok, È quindi. sicuramente una delle opere letterarie più importanti che ancora oggi vengono viste e riviste in tutte le versioni possibili e immaginabili, ma c'è un motivo di fondo. Nessuno si era mai azzardato fino ad allora, e nessuno lo ha fatto poi, se non dopo tantissimi altri secoli, di affrontare tematiche di un certo tipo, di avere il coraggio di Certo. E raccontare, poi di soprattutto come è stato denunciare. fatto.
E di creare Perché poi, certo, l'impegno stilistico è mostruoso, ma c'è comunque di fondo anche un impegno metafisico, c'è tutto uno studio particolare, ma anche dal punto di vista proprio della divisione di tutti quanti i gironi, cioè se uno si mette a guardare, Dante veramente era un infinito pozzo di scienza, considerando poi l'epoca in cui viveva. L'epoca in cui se volevi sapere una cosa dovevi andarti a trovare il libro, certo. non c'erano le risorse che abbiamo noi oggi. Pensiamo a quanto può addirittura aver attinto alla Cabala, che era un libro che era, si può dire, quasi tenuto nascosto perché non ci doveva appartenere. Veramente può essere considerato non il primo romanzo fantasy perché... Non sto a citare qual è il primo romanzo fantasy per eccellenza, ma vedo dal vostro sguardo che lo avete già capito. Gilgamesh. Ma no, sì, Cioè, siamo lì, bravissimo. Vedi il Gilgamesh. professore, bravissimo. Non lo dico ad alta voce, ma è quello dove c'hanno l'amico immaginario che dice che devi fare le cose, se no muori male. Sì, certo. Ma io sono Ok. daltonico, ricordatelo. Ma io non ho detto Ecco. niente. Vabbè, Dicevi? anch'io credo in Babbo Natale. Ricordatelo. Anche tu, ricordatelo. Ma io non ho mica Noi detto siamo nulla, eh. assolutamente consapevoli che tutto va bene e ognuno ha anche Le sue, infatti, sì. le sue, insomma. Ma Anche Dante aveva le sue, insomma. Cioè, poche, più di una. Dante andava girando sotto braccio con Virgilio, insomma. Non è che si era scelto... La Ciccio il bonanza. fornaio, insomma, no, io che sono una innamorata della Divina Commedia, di tutte quante le opere di Dante e non solo, proprio di quel periodo storico, dico che sono contenta di vedere quanta eco ha questo avvenimento e magari un po' meno contenta di sentire bambini russi che declamano la Divina Commedia su una base rap, però va bene lo stesso, l'importante è che se ne parli. Va bene così, sì, l'ho visto proprio oggi in televisione un po' rabbrividito, però sono carini. Poi ho saputo Dobbiamo anche che in Russia essere studiano l'italiano, lo studiano parecchio. sereni, secondo me, su questa cosa. Sì. Se funziona, farà qualcosa. Se non funziona, ce lo dimenticheremo. Sono molto serena su questa cosa. Sì, infatti. Questo tipo di contaminazioni. Va bene. Comunque, allora, intanto vado a ripescare qualche cosa che Domanda. c'è in giro Cosa? qui, mi sono perso un po' di messaggi, ci sono stati degli scambi. Innanzitutto salutiamo Gabriella Micheli che è passata, ha detto perdonateci, perdonatemi, aveva altre cose da fare, però ovviamente ci guarderà la registrazione, potete farlo tranquillamente tutti, e cioè, non... va bene. Salutiamo comunque la nostra Gabriella. Salutiamo Gabriella che è sempre molto attiva, io penso uno dei nostri fan più attivi, anzi se non il più attivo, Tra e ci fa l'altro che molto manda piacere. anche mini recensioni direttamente a me per dirmi se è piaciuto un brano, se le è piaciuto di meno, cos'altro ha scritto quell'autore. È molto attenta. C'era una domanda, mi Questa cosa... sono perso. C'era questa domanda qui di Sasha Volpi. Volpi. Ecco, guarda, la metto a video. Quando fai il master, fai attenzione alle dinamiche fisiche oppure vai di getto? La risposta è dipende qual è il fulcro dell'esperienza. Per cui, allora, se dipende che si sta giocando, cioè se uno sta giocando, che so, Dragon Ball, È una domanda difficile e una risposta altrettanto difficile. dipende che tipo di esperienza di gioco uno sta vivendo. Se uno sta giocando Dragon Ball, ok? Poi arriva uno e dice prendo la spada che come ormai avete capito non è adatta a combattere le armature, no, prendo la spada e ci spacco una montagna e ci sta perché è Dragon Ball. Ok, se no, cioè, se chi se ne frega, cioè, lo so che le Infatti spade non lo fanno. spaccano le montagne, esatto. Però se stai Differ giocando a Dragon, sì. esatto, differente, ok? Sto giocando a Dungeons & Dragons, dipende che esperienza voglio fare. Voglio fare una roba realistica? E te 15 frecce Come non le giocare metti, a Dungeons & Dragons? sei Se morto, fai esatto. una cosa Sei realistica, morto. scusa.
Di Esatto. cosa stiamo parlando? Esattamente. Vogliamo davvero parlare di questo adesso? No, vabbè. No, è tardi, è tardi, è Troppo tardi. tardi, sono d'accordo. Però io penso che si sia capito, no? In parte il concetto, giustamente. Sto giocando a Sagas of the Islanders. La fisica realistica è un problema che sta puramente nell'ambito della narrazione, nel senso che della fiction, perché è un gioco in cui le meccaniche non hanno nulla a che vedere con la fisicità delle cose, hanno solo a che vedere, cioè piuttosto mi verrebbe da dire che quando gioco a questi tipi di giochi sono più legato dalle meccaniche, a come si evolve la fiction, piuttosto che a come funziona a livello fisico il mondo, perché Usa parole che comprendono tutti, la scusami, narrazione, il sono gioco, la come si evolve dinamica. la storia, La storia, la dinamica. la dinamica, esatto, Cioè, dinamiche tra fiction i è molto game personaggi. design, Sì, hai quindi ragione, scusa, tanti solo cuori per la fiction, ok, hai ragione. perfetto, Non le fiction benissimo. Rai, cioè volendo anche le fiction Rai. Vedi che poi ci si confonde. Esatto, Va esattamente. La bene. prossima Allora, ma campagna sapete Don che Matteo. siamo a ben 50 minuti? L'avresti mai detto? Ma tanto sta andando Ma il così, signor Biagiotti l'aveva oramai. detto. Io già lo sapevo, l'avevo detto. Quindi, io andrei quasi quasi in chiusura, se non ci sono altre domande dal pubblico. Innanzitutto ricordo, come tutte le volte me ne dimentico, ma lo ricordo adesso, che siamo ospiti di Maremma News, che insomma ci permette di raggiungere un pubblico molto più ampio e di divulgare un po' queste sono le nostre chiacchierate anche su questi canali. E Creative Place, che come sempre ci contiene e ci mantiene vivi. Quindi è stato veramente, veramente molto interessante, anche perché insomma 50 minuti qui ci siamo stati a parlare, a sentire storie, parlare con te, Gian Mario, che come dicevi prima, sì, Gian Mario, non con due Vabbè, M, ma con NM, NM. Gianmario E niente, quindi siamo. E quindi niente, siamo arrivati alla chiusura. E ringraziamo tutti quanti per insomma, averci seguito. E se avete NM. domande, se avete domande, potete tranquillamente parlare in chat. Rispondiamo anche dopo che è finita la live. E se avete da chiedere qualcosa su libri game, su giochi di ruolo, eccetera, noi comunque sia siamo sempre disponibili a rispondere. E niente, quindi grazie di essere stato con noi Grazie a voi e per alla avermi prossima, ospitato. capiterà di nuovo. Grazie Grazie davvero, professore, è stato un immenso piacere. a E voi. noi ci vediamo probabilmente il venerdì prossimo, Sì, nonostante con un microfono. siamo a ridosso della Pasqua, ma tanto siamo tutti quanti in casa, e quindi anche venerdì sera, della prossima settimana Faremo. potete essere in nostra compagnia. Ciao ciao a tutti. Quindi grazie a Arrivederci. tutti e buona serata. Ciao! Ciao.